Macchina dell'accoglienza in moto a Reggio Calabria, dove oggi è attraccata la nave militare San Giusto con a bordo 1.593 migranti di varie nazionalità. I quasi 1.600 migranti provengono da Siria, Marocco, Tunisia, Ghana, Costa d'Avorio, Benin e dal Sub-Sahara, salvati ieri nelle acque internazionali al largo della Sicilia. Tra gli immigrati 232 sono le donne, di cui 29 in gravidanza, 249 i minorenni, 1.112 gli uomini e anche due paraplegici. I siriani in particolare sono 253 uomini e 55 donne. Sono stati diagnosticati a bordo della nave militare anche un caso di varicella a un minore e un caso di scabbia. Sul molo di Reggio Calabria erano presenti in gran numero le forze dell'ordine. Le attività di assistenza e soccorso sono state assicurate dalla Protezione Civile Comunale e Provinciale di Reggio Calabria. Alcuni migranti sono stati ospitati in strutture messe a disposizione dal Comune di Reggio, mentre gli altri sono stati trasferiti in strutture anche fuori regione, come stabilito dal piano di riparto del Ministero dell'Interno.